Di Trento Sud, che domani alle 14 sarà inaugurato ufficialmente. Il casello è nato a sud dell'abitato di Ravina in Destra Adige, collegato alla tangenziale da un nuovo ponte sul fiume in acciaio a quattro campate. Conta 8 piste, 2 in entrata e 5 in uscita, oltre ad un agibile in entrambi i sensi di marcia a seconda delle necessità. Realizzata una rotatoria dal diametro di quasi 60 metri e ripristinate le piste ciclabili in destra e sinistra Adige collegate fra loro. Costruito anche un parcheggio da 160 posti auto. L'apertura del nuovo casello porterà modificazioni nella vecchia viabilità dell'autostrada. Dalle 7 di mattina di mercoledì chiuderà l'accesso di Trento Centro San Nicolò, quello che consentiva l'entrata soltanto in direzione sud, mentre per ora il casello di Trento Centro rimarrà operativo per verificare un'analisi sui nuovi flussi, ma l'intenzione è quella di chiudere anche questo casello, lasciando operativi soltanto Trento Sud e Trento Nord, ipotesi che non sembra piacere a qualche cittadino, soprattutto quelli che usano il centro città, però appunto l'operazione è voluta per in qualche modo togliere il traffico in entrata nel centro città. E ad accogliere i viaggiatori che usufruiranno del nuovo casello di Trento Sud sarà un'opera d'arte realizzata dal trentino Stefano Cagol. La 22 ha indetto nel 2010 un concorso al quale sono stati invitati 20 artisti con l'obiettivo di promuovere un legame simbolico col territorio. Ha vinto Tridentum, l'opera di Cagol, composta da 3 piramidi, la cui visuale cambia in base al punto di osservazione. Ho sintetizzato attraverso questa visione del passato, addirittura dell'origine romana, del nome della città, che poi ha dato anche il nome alla provincia, alla regione. Tridentum sono le 3 collinette che hanno identificato a livello geografico il sito del primo nucleo abitativo della città. E è una Tridentum anche perché ho sempre abitato, per moltissimi anni la mia famiglia abita su uno dei 3 denti, che è il Sant'Agata, e quindi fin da piccolo sono sempre stato molto affascinato da questa idea di questi 3 piccoli denti che hanno ispirato il nome.